Ciao, benvenuto nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio condividere con te un metodo con cui guadagno spendendo. No, non è un titolo fuorviante, non ti sto dicendo di andare al supermercato, cominciare a comprare cose senza senso perché guadagnerai soldi. È un semplice trucco, così, se così lo possiamo chiamare, che molta gente usa, specialmente fuori Italia, ma vedo che ancora in Italia è poco conosciuto, soprattutto per la scarsa educazione finanziaria nel nostro paese. Ma comunque non mi dilungo troppo su questo argomento e ti mostro subito di cosa sto parlando. Sto parlando di queste. Queste sono carte di credito con i numeri ovviamente nascosti per ragioni di sicurezza. E queste mi permettono di guadagnare a ogni spesa che io faccio. Ora andiamo un po' nel dettaglio, però prima mi sembra doveroso spiegarti una piccola differenza su due tipi di carte principali, ce ne sono anche altre, ma quelle di cui ti parlo oggi sono due. La carta di debito, quella che tutti noi conosciamo, che è quella che solitamente la banca ci dà quando apriamo un conto bancario, e la carta di credito. Ma vedo che molte persone ancora fanno confusione sulle differenze tra queste due carte, quindi in sintesi te le spiego. La carta di debito è una carta che ti permette di spendere i soldi che hai dentro il conto in banca, cioè se tu hai 100 euro e andrai a spendere 99 euro, in banca ti resta 1 euro. Se andrai a spendere 101 euro, la transazione verrà rifiutata perché non hai abbastanza denaro in banca. Poi ci sono delle eccezioni in questo, ma non mi dilungo. La carta di credito, invece, è... Scusate, ho indicato di togliere l'audio. La carta di credito, invece, è una carta in cui la banca ti dà un fido, si chiama plafond, è una sorta di prestito, se vogliamo sintetizzare in termini molto semplici, che la banca ti mette a disposizione ogni mese. Ti dice: qua ci sono 1500 euro, non ci interessa come li spendi o quando li spendi o se li spendi, ma se li spendi il 10 successivo, il 3 in base alla banca varia, all'istituto finanziario varia, dovrai ridarci questi soldi, ce li prenderemo al conto corrente. Ora, perché la gente in Italia ha paura delle carte di credito? Perché, proveniente da una cultura finanziaria errata, dove non si sa esattamente cosa sono o come si usano i soldi, utilizza le carte di credito per spendere soldi che non ha ed è per questo che si indebita. Ma farò un video a parte su questo, non mi voglio dilungare, voglio andare a sodo. Come faccio a guadagnare con le carte di credito? Ci sono carte di credito che danno un cashback sui tuoi acquisti, ossia quando tu acquisti ti tornano una percentuale di quello che hai speso indietro a fine mese o a fine anno o immediatamente. Una di queste è questa carta qui, l'American Express Blue, che mi ritorna l'1% su tutti i miei acquisti. L'anno scorso mi è tornato il 4% per 4 mesi, mi sembra, era una promozione dove l'ho usata. E da questa carta qui sono riuscito a guadagnare durante il 2019 circa 380 euro. Non saranno tanti, ma sono soldi praticamente gratis perché mi sono stati dati semplicemente utilizzando la carta. Invece di uscire con tanti da portafoglio o usare la carta di debito, ho usato questa carta e a fine anno, ora, mi hanno accreditato 380 euro più o meno. L'altra carta che utilizzo è sempre un'American Express Oro, che ha delle differenze: non ti dà un cashback sui tuoi acquisti, cioè non ti torna l'1% o il 4%, ma ti torna dei punti, si chiamano membership, punti membership, che si differenziano dal cashback perché li puoi utilizzare per diverse cose. Se dobbiamo fare un rapporto euro, questa mi torna l'1%, poi mi è tornato il 4% per 4 mesi, quindi alla fine se facciamo una media mi è tornato più dell'1% durante l'anno. Questa invece ti ritorna il 0,4%, che ovviamente è inferiore. Ma io non uso più la Blue da ormai 6 mesi, utilizzo solo questa per un semplice motivo. Perché i punti, è vero, mi tornano meno soldi convertendoli in euro, ma mi tornano più soldi se li converto in altri servizi. Dalla Oro sono riuscito a guadagnare circa 500 euro durante il 2019, quindi in totale fanno
880/900 euro di guadagno dalle carte, queste due carte di credito, che sono comunque molti soldi durante un anno, perché se consideriamo che lo stipendio medio in Italia è 1300 euro, io sono riuscito a guadagnarne quasi 900 semplicemente spendendo, non cambiando le mie abitudini di spesa. Alla fine è un buon rientro. Ovviamente non è tutto frutto del cashback o dei punti, ma ho invitato qualche amico e mi danno dei bonus, ho usato dei refer e mi danno dei soldi, però alla fine non ho fatto niente, mi sono trovato 900 euro in più. Tornando alla carta oro, perché i punti membership sono meglio, secondo me? Perché essendo io una persona che viaggia molto, sono sempre in giro, li posso convertire per hotel, li posso convertire per noleggi auto, li posso convertire in biglietti aerei. E c'è convenienza, alla fine un punto invece di valermi 0,4 lo convertirò per una media di 2-4 euro, quindi alla fine guadagnerò il triplo o il quadruplo rispetto al blu, ma perché io li utilizzo, quindi se tu li utilizzi ti consiglio una carta a punti, se sei una persona che viaggia utilizzate i servizi. Poi ci sono tanti altri servizi, per esempio mi sembra che ci sia Amazon Prime, che se tu dovessi fare su Amazon ti costa 36 euro l'anno, qui lo prendi con 3500 punti. O 3.000 punti, non mi ricordo esattamente, ma una cifra intorno a questa, quindi alla fine con 3.000 punti ti stai prendendo 36 euro, quindi il valore già è superiore. Quindi il problema non sono le carte di credito, ma è come si spende. Il segreto è utilizzare la carta di credito come se fosse una carta di debito, usala per i tuoi acquisti. Se vuoi il cellulare nuovo, non usare la carta di credito. Se hai il budget, se ti sei messo il budget per acquistare il cellulare nuovo, il computer nuovo durante l'anno, durante i 2 anni, in base a quanto cambi il tuo dispositivo, e hai già i soldi, vai e ti compri il dispositivo che ti serve, vai e ti fai il viaggio che ti serve, ma se non hai i soldi, la carta di credito non dovresti usarla. Se vuoi più informazioni, comunque caricherò a breve un video molto dettagliato sulle carte di credito e sulle carte di debito. Se vuoi approfondire i punti e cashback con American Express, in descrizione lascio le pagine informative di American Express. Ovviamente ci sono altri credito come la Ubank, la Revolut, che danno un cashback, che danno dei punti indietro, ma io li ho usati, sinceramente proprio conveniente American Express anche per i servizi che offre, per l'assistenza che offre, ma questo poi valuti in caso tuo, io ti lascio quello che penso per me sia meglio e che penso che tu potessi ottenere più vantaggi. Spero che questa piccola spiegazione ti servirà, ti abbia chiarito le idee e ti ha fatto scoprire un modo per guadagnarti dei soldi extra durante l'anno. Io con questi 900 euro quasi che ho guadagnato dalle carte durante il 2019, mi farò un viaggio, mi prenderò una vacanza. Puoi iniziare a farti una vacanza all'anno anche tu gratis, semplicemente se cambi i tuoi metodi di pagamento. Non ti costerà nessun tipo di lavoro. Ti auguro una buona giornata e ti saluto. Ciao!